Nel cortile del Maschio Angioino le voci di Napoli, festival di giovani talenti, ideato dall'artista Angelo Iannelli che condurrà anche la serata. La kermesse ha come intento quella di valorizzare i giovani cantanti nostrani. Mettendo insieme tante stelle della musica, stasera il patrimonio napoletano sarà nel mondo, quindi viva Napoli, viva gli artisti giovani di Napoli, ma soprattutto viva le emozioni che stasera il Maschio Angioino ci donerà. Ancora una serata qui nel cortile del Maschio Angioino, forse stasera una serata ancora più emozionante perché parliamo di giovani talenti canori e quindi sicuramente una serata di grandi emozioni, Angelo. Hai detto bene, sarà una serata indimenticabile, ma la cosa più bella è che di nuovo Napoli si pone come città della musica, città del canto e in una progettualità dove il Comune di Napoli ha messo in evidenza di valorizzare i giovani nell'estate a Napoli, io non potevo non presentare un progetto appunto delle voci di Napoli. Ho messo insieme tanti ragazzi, ma io li definisco artisti perché comunque hanno fatto già televisione a livello nazionale, li ho messi insieme e ho donato loro queste emozioni in una location che è la più bella al mondo, il Maschio. Spettacolare, come sono stati selezionati i ragazzi, Angelo? Io sono tantissimi anni che in teoria organizzo eventi, ma soprattutto sto in mezzo alla gente, in mezzo agli artisti, in mezzo agli amici e sono tutti amici, li ho individuati, li ho messi insieme, loro hanno risposto sì e doniamo la bella Napoli, l'altra faccia di Napoli, mentre qualcuno dice che a Napoli ecco, succedono cose brutte, a Napoli succedono anche cose belle, perché dopo il premio dell'ambasciatore del sorriso dove abbiamo messo in evidenza il sociale, stasera mettiamo in evidenza un altro patrimonio di Napoli che è il canto e soprattutto i giovani. E raggruppato sei riuscito con la tua abilità di sempre di direttore artistico a mettere insieme una giuria di grandi artisti. Infatti sarà una serata di emozioni. La cosa più bella è che io poi coinvolgo anche la giuria a farli salire sul palco e a donare diciamo la loro voce. Io ti ringrazio, ringrazio l'amministrazione comunale di Napoli, il sindaco, l'assessore Nino Daniele, sempre presente in questi grandi eventi, grazie a lui che a Napoli si ha anche una svolta a livello culturale, ma quello che voglio precisare è che noi siamo la città della musica e del canto, ma soprattutto della gioventù che sa cantare. Un piacere intervistare un assessore giovane, visto che stasera parliamo di giovani. Alessandra. Sempre più spazio ai ragazzi della città di Napoli, questo è il messaggio rivoluzionario del sindaco, questa esperienza che vede per la prima volta ragazzi con meno di 30 anni a Palazzo San Giacomo, come me, pensare degli interventi sui giovani a Napoli proprio per resistere e restare a Napoli, una città che deve diventare sempre di più accogliente e nei confronti di noi ragazzi non fare politiche di assistenza ma di investimento, perché noi siamo la risorsa di questa città e questa iniziativa si inserisce nel grande piano delle attività del Comune di Napoli, dell'assessorato ai giovani. Vedete, sono più di 2,5 milioni di euro anche di fondi europei che abbiamo recuperato e l'arte ha uno spazio importante, soprattutto la musica, perché questo possiamo dircelo, è il DNA di Napoli. Quindi in bocca al lupo a questi ragazzi che sono anche tanto amici, un eccezionale team che ha messo su questa grande offerta per la nostra estate a Napoli e quindi continuiamo così con un invito, quello ai tanti ragazzi della mia età di solleticare le istituzioni, proporsi con le proprie idee, progetti, perché queste non soltanto vengono ascoltate ma possono diventare concrete come le vibrazioni gamba, di questa sera. Sei in gamba, voglio solo chiederti, ti intendi di musica? Sì, come si può non vivere senza la musica, dai. Da napoletana. Sì, tantissimo. Allora, buona serata. Buona serata a voi e grazie, complimenti. Antonio Buonomo tra gli ospiti di questa giuria prestigiosa, come diceva Angelo Iannelli. Le voci di Napoli, o meglio, le voci dei giovani dalla voce di Napoli. Come giudicherai, Antonio, questi ragazzi?
Allora è una bella iniziativa, finalmente una bella iniziativa. Ecco, questo ti volevo dire, come giudichi queste iniziative dedicate ai giovani e poi in una location così prestigiosa come il Maschio Angioino? Ma io credo che comunque dopo tante, diciamo così, tanti avvisi che abbiamo fatto noi insieme, tra le altre cose, no? E tante contestazioni come le ho fatte io a questi giovani di oggi, di dire, di dedicarsi non solo ed unicamente alla ricerca della canzone classica napoletana. Io ho sempre detto che è un supporto per loro, un bagaglio di cultura che poi potrebbero portarlo diciamo all'estero quando saranno chiamati forse per uno spettacolo o qualche altra manifestazione. È una bella iniziativa e complimenti agli organizzatori. Altri due giurati di stasera, e come si fa stasera a giudicare questi ragazzi? Sarà veramente molto dura, perché già dalle prove ho sentito le voci molto 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 belle, quindi io voglio fare in bocca al lupo a tutti. Poi la gara non serve a niente, ci vuole prima di tutto la fortuna e poi se c'è la stoffa prima o poi si esce sempre fuori. Quindi sono qui per dare un po' di fluido magico a questi giovani, la fortuna prima di tutto, e questa è una carriera meravigliosa. Beh, l'arte, essere in mezzo alla gente, cantare, recitare, che bella cosa. Sono solo Pangelo e Annella per dire che è bello fare questo. Ida, secondo te servono queste manifestazioni? Assolutamente, serve anche non vincere, perché questo ti dà un motivo in più per metterti in discussione e non pensare di aver fatto chissà che cosa. Bisogna sempre impegnarsi, come mi insegna Antoine. Noi facciamo questo da qualche annetto e ci mettiamo sempre in discussione, sempre in gioco, ci domandiamo sempre ma ho fatto bene, ho fatto male, forse mi dovevo impegnare un po' di più. Però come diceva Antonio, delle voci molto belle e interessanti, quindi al di là del fatto di chi vinca o perda, è un'occasione giusta e importante che Angelo e Annelli ha creato stasera, un'occasione per queste bellissime voci per essere ascoltate. Quindi in bocca al lupo a tutti e che abbiano un futuro meraviglioso nella musica. Uno, due, tre, le voci di Napoli, Rosa Chiodo, vince la prima edizione. Si va a dire, rimane notturna, bene mia, rimane notturna, si va a dire. Si va a dire. Grazie a tutti. Grazie.